Buonasera Vittorio. Buonasera. Con il coach non lo so, ma com'è parti bene perché ti chiami Vittorio come il mio amore, quindi Vittorio. Ma tua moglie si chiama? Antonella. Vedi? Quindi è un destino, assolutamente. Quindi insomma adesso hai queste due grandi passioni, sì, la musica e la terra. Ti vedo deciso. Sono contento, proprio mi emoziona. Sono contenta di sentire questa tua emozione. Prego, grazie. Il palco è tuo. Grazie Vittorio, ciao. Ciao. Cura matata, tutta energia, senza venti, data di tatara. Ma come sta zitto? Dice, ma perché mentino? Devi sta taci. Stanno entrando. Je te cherche dans les rues de la ville de Paris. Je suis parti da Napoli. Gli vogliamo far vincere, gli vogliamo regalare un viaggio. Ma è fuori come un balcone questo. Sai che io c'ho un gatto che si chiama Gigi. Veramente? L'ho chiamato così in onore di Gigi Marzullo, però io lo chiamo Gigi perché fa più... È più figo, è più, sì, francese. Sì, più francese. Gigi. Russo. Sì. Taci. Si accorgeranno che suona il pianoforte. Suona il piano. Sta suonando il piano. Gigi se ne è accorto subito. Adesso che farò non so che dire, e voi, ho freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, una canzone di Bertoli, ordini precisi di lavoro, ho sempre odiato i porci di ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria, senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto voti sconosciuti. Hey! Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada, bravo, potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. Ce l'ha col pianoforte. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. Bravo. Maestro, come ti chiami? Vittorio Bonetti. Complimenti. Grazie. Quanti anni hai? 66. Hai sempre fatto questo lavoro? Diciamo che la musica è sempre stata la mia passione. E l'ho accompagnata però con altri lavori. Faccio il contadino, mi piace tantissimo, perché per me la terra è il ritmo della musica. Sei fantastico. Come un direttore d'orchestra. Di dove sei? Sono nato da Alfonsine, abito Villanova di Bagnacavallo. Bonetti, giusto? Sì. Bonetti. C'era un famoso Bonetti in una canzone di Lucio Dalla, te lo ricordi, Loredà? Sì. Sì, no, non sono quel Bonetti. Non sei quel Bonetti là? No, anche se una volta per andare a un suo concerto, solo quella volta lì, mi sono spacciato per il Bonetti della canzone e mi sono presentato nel locale con la carta d'identità, sono l'amico di Dalla e mi fecero entrare. Mitico.
Guarda, io proporrei un grande applauso per Lucia Dalla. Un applauso. Anzi, io mi alzo all'impiedi per Lucia Dalla. Mi alzo. Il grande Lucio Dalla. Grandissimo. Immenso. La cosa che mi ha colpito è che, non so se hai notato, Gigi suonava e non ha nemmeno guardato chi si è girato. Sì, cioè pensava alla bene, musica. Certo. E questa è la chiave. E ha detto una cosa sacra. Il ritmo della terra. Cioè... devi entrare in squadra con me, subito. Ma stai zitto. Subito. Io il ritmo della terra. Questo è l'ombelico del mondo. Vedi? Bonetti, ci facciamo una suonata? Ma volentieri. A quattro mani. Volentieri. Che dici? Basta, però se lo prende così, Gigi, così te lo prendi sicuro. Ma che c'è? Fammi divertire. La sua arma segreta. Non ho detto che deve scegliere me, ho detto divertiamoci a quattro mani. È un onore. È un onore. Vai, maestro, anche... vai. Anche... vai, che vogliamo cantare? Canterei. Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice sono di Berlino. Berlino ci sono stato con Bonetti, era un po' triste e molto grande. Però mi sono rotto, torno a casa. Mi rimetterò in mutande. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mi dispiace. Bravi. Mi dispiace non essermi girata. Fantastico, bella, ma bravi, bravi veramente. Grande, grande Gigi. Grande tu. Sono tutti bravi, come si fa? Girarsi per tutti non si può. Adesso devi solo scegliere. Adesso devo scegliere. Non hai più scelte. Non è facile anche perché... allora, parlando prima con mia figlia, mi dice con Clementino... babbo, avresti bisogno di un po' sì, di energia. Sì, ma anche perché di energia. Vittorio, lui squadra ha già 8 pianisti. Non è vero, non è vero, non c'è nessuno a piano. Scusate, un pianista a me. Si può andare a fare un altro tasto, poi con lui. Scelgo Clementino. Bravo! Va bene, sei un mito!